Andra Miruna Vasile, un nome molto originale e anche con una grande musicalità. Lavori a Madonna di Campiglio e sei qui con una modella che ha un look molto interessante e ti prego di raccontarci tutto il percorso che hai fatto per arrivare a questa scelta. Allora, Roberta mi piaceva proprio per com'era lei, semplice ed elegante nel fare tutto. Mi piaceva l'idea di cambiarla radicalmente rispetto a quello che sono io, un po' cupa. Ho cercato di riprodurre un'immagine che avevo visto di Janis Joplin e mescolata a un'immagine di Gwen Stefani. E mi è venuto questo bellissimo lavoro perché lei si presta. Ha proprio una semplicità anche nell'esprimerlo. Sì, lei è versatile, è vero, è Molto. convincente, Sì. no? Così come è convincente anche nel look del prima, anche se qui è molto più d'impatto, molto molto stilosa. Esce tutto dal guardaroba di... Ah, Suo. quindi... Abbiamo preso in prestito orecchini e ciondolo. Sì? E questo da un ragazzo perché mi piaceva. Quello ci sta benissimo, Sì. secondo Tutto me. il resto è il suo guardaroba. Andra, ti sei occupata tu anche dell'hairstyle? Sì, anche per i capelli ho voluto fare tutto da sola per puro orgoglio personale. Beh, allora 10 punti in più, perché se non ti appartiene, comunque l'orgoglio ti ha spinto a far questo, è quello che noi cerchiamo, non tanto quanto l'orgoglio, ma la sfida anche con se stessi, con la voglia costante di cambiare, di crescere. Raccontami la tua entità, il tuo spirito così caratteriale, come poi vedresti eventualmente questo viso con un taglio di diverso tipo? Aumenterei sicuramente i volumi laterali per lei. Mi piace molto l'idea, infatti ho cercato di farcela con poco successo, però di amplificare qua e stringere qui. Ha un volto abbastanza sottile e allungato, quindi per Contribuire. lei un volume laterale sarebbe quello che potrebbe risaltare ulteriormente la sua forma. Grazie Bene, grazie. a voi.